Terza giornata di campionato, i ragazzi di Mister Azzeri fanno visita alla Castelfrettese alla ricerca dei primi punti in campionato. Gli ospiti vengono dall'ottima prova fornita contro i Portuali di settimana scorsa e vogliono continuare la striscia positiva intrapresa. Partiamo subito con le immagini del match. Al quarto, ospiti subito in avanti con Alex Turchi che da posizione impossibile, con un tiro tutt'altro che irresistibile, beffa Marziani per il vantaggio ospite. Castelfrettese 0, Arcevia 1. Al settimo minuto l'arbitro decide di cambiare in maniera radicale l'evolversi della partita, concedendo un calcio di rigore ai locali su una trattenuta di Silvestrini su palloni. Dal replay possiamo vedere che la trattenuta c'è ed è rigore pure, ma l'espulsione diretta è davvero esagerata. Dagli 11 metri Palloni viene ipnotizzato da Putignano che salva i suoi. Da qui in avanti è un assedio dei locali che trovano il pareggio nell'ultimo minuto di recupero della prima frazione, con Palloni su corner di Pallavicini. L'Arcevia soffre e viene chiusa nella propria metà campo, ma trova la forza di pervenire al vantaggio 10 minuti al termine. Faris scappa al proprio avversario, va alla conclusione, ma Marziani respinge. Sulla ribattuta il più lesto è Tisba, che deposita in rete per l'incredibile 1-2. Nei minuti di recupero, in area ospite, succede di tutto, ma la palla non entra. Una vittoria, quella della squadra di Azzeri, voluta e cercata, anche in inferiorità numerica, che ha condizionato l'intera gara. 3 punti d'oro che la proiettano in testa alla classifica, insieme alla Sampolese, per la Castelfrettese ancora una sconfitta.